L'otorinolaringoiatria è la specializzazione della medicina che si occupa della diagnosi, del trattamento e della cura, sia medica che chirurgica, di patologie del naso, dell'orecchio, della laringe e della faringe. Le diverse zone oggetto del trattamento dell'otorinolaringoiatria sono soggette a patologie, infezioni, traumi che le coinvolgono insieme, infatti lo specialista otorino tratta anche le problematiche del nervo facciale, delle tiroidi e delle paratiroidi, delle tonsille. Per diventare otorinolaringoiatria in Italia si consegue la laurea magistrale in medicina e chirurgia, successivamente l'abilitazione alla professione con esame di Stato, e si intraprende la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale. Sono raccomandate visite periodiche dall'otorinolaringoiatra per bambini e anziani, rispetto ad un controllo dell'udito, in quanto il venire meno può essere il più delle volte graduale. Le altre maggiori patologie per cui rivolgersi all'otorinolaringoiatra sono asma, sinusite, otite, labirintite, acufene. I sintomi che possono essere segnale di problemi per cui possa essere d'aiuto l'otorinolaringoiatra sono afte, disturbi respiratori, vertigini, disturbi vocali come affaticamento nel parlare o abbassamenti di voce, dolori facciali, mal di gola che non passa, difficoltà nel deglutire, raucedine. Stai cercando l'otorinolaringoiatra specializzato più vicino a te? Cerca sul sito www.doctorbox.it oppure su www.socialdoctor.it oppure su www.studiopronto24.it. Questa è un'idea di Uma Innovation. Se questo video lo hai trovato interessante, presto faremo altri video. Iscriviti a questo canale e condividi. Questa è un'idea di Uma Innovation.